noi raggiungiamo il nostro obiettivo di regalare emozioni, noi ci emozioniamo, stasera noi abbiamo lavorato perché abbiamo fatto gli artisti, perché ci siamo emozionati insieme al pubblico. E ogni volta che però che vengo a Siracusa, io questo teatro non lo lascerò mai perché è un luogo magico. Io appena ho fatto la prima nota io ho sentito veramente i secoli, la storia che erano con noi questa sera, proprio una serata veramente all'insegno della divinità e della bellezza. Sono veramente felice, una serata spensierata dopo mesi di silenzio, mesi di oppressione, abbiamo avuto bisogno di liberarci, infatti è stato un programma proprio spensierato, perché la musica deve regalare questo, deve regalare serenità, tranquillità a chi la fa e a chi l'ascolta. Hai detto vogliamo regalare un momento di leggerezza, è questo il fil rouge di questa serata. Il pubblico ha applaudito, ha interagito, hai detto siamo pochi ma buoni. Senza ombra di dubbio, poi questa sistemazione di quest'anno è veramente qualcosa di ancora più affascinante qui a Siracusa. Non conta il numero, conta lo spirito e si è creata una magia che raramente si crea. E sono serate che resteranno per sempre nella storia e che poi contribuiranno a creare magia nei secoli successivi, quando altri artisti come il Colorifico Siciliano si esibiranno, sentiranno la magia di questa serata. Per questo è magico Siracusa, proprio per questo motivo, perché si creano delle sensazioni uniche. Come percepisci la location al contrario? Meraviglioso, stupendo, veramente qualcosa di impareggiabile, ragazzi, impareggiabile. Abbiamo tutto, l'ho detto anche durante il concerto, in Sicilia non ci manca nulla, ci manca solamente a volte la volontà del fare. Noi apparteniamo a quelli della politica del fare, non ci lamentiamo mai perché vogliamo fare e faremo. E lo stiamo facendo, infatti, vero? Una sferzata di vitalità dopo un periodo buio, un po' un inno alla vita come quello che si cela tra le righe di Echi di Infinito. Sì, per certi versi c'è una componente di solennità che il coro comunque la suggerisce, però c'era al tempo stesso anche la controbilanciata da appunto, soprattutto dal maestro che ha questo brio e quindi questa voglia di divertirsi con questa musica, con queste belle canzoni del secolo scorso, le canzoni dei nostri nonni e farle rivivere. La musica oggi cos'è? Oggi lo spettacolo subisce i colpi e i contraccolpi di una crisi che si trascina da tempo ma che la pandemia ha acuito. Tu sei un cantautore che crede nelle note, che crede in questo mestiere. Ecco, cosa suggeriresti ai ragazzi che si approcciano alla musica oggi? Ma onestamente non credo che abbiano bisogno dei miei consigli, se lo fanno perché hanno grinta e entusiasmo ed è la cosa più importante, quindi io non ho nulla da insegnargli. Poi i tempi sono diversi da quelli in cui ho cominciato io e le logiche, i meccanismi sono cambiati, cambiano velocissimamente, per cui probabilmente non saprei, sì, posso dire insomma, delle cose abbastanza banali, di credere in quello che fanno e persistere, perché e ci vuole soprattutto costanza, per non dire ostinazione, in questo lavoro. Ti sei divertito stasera, presente, passato e forse anche il futuro, perché queste sacre pietre possano ospitare dei concerti. Una volta succedeva, io mi ricordo di aver visto qua anche Lucio Dalla alla fine degli anni 70, qualche volta è successo. Beh, questi luoghi sicuramente sono talmente magici che danno proprio un valore aggiunto alle cose che si fanno dentro, che sia esso teatro, che sia musica, e quindi speriamo che possiamo riprendere anche a pieno ritmo, ma già lo fanno, questo teatro devo dire che è sempre abbastanza attivo, e quindi ad maiora.